E niente, siamo qui al Comune di Cielo Marina, c'è la sede COC, è stata attivata ieri e adesso il commissario Ielo ci fa il punto della situazione ad oggi. Allora, il punto della situazione è questo: il comitato è stato subito attivato non appena abbiamo ricevuto la comunicazione da parte sia della Protezione Civile che della Prefettura. Abbiamo avvisato naturalmente l'ufficio del governo e tutte le altre forze di polizia. Il personale dipendente ha collaborato sin dall'inizio in questa mission che mi dicevano per la prima volta è stata istituita qui in Cielo Marina e li ringrazio già in anteprima per dire quello che è stato fatto. I problemi stanno aumentando man mano che si va avanti perché ci rendiamo conto che molte zone risultano allagate e sono intervenuti ieri sera i vigili del fuoco del reparto di Crotone per aspirare un po' d'acqua in varie zone della città e poi stanotte c'è stato un altro picco e penso che la popolazione si era resa conto e sono intervenuti anche quelli della protezione civile da Catanzaro con altre due idropompe e attualmente ho sentito poco fa la prefettura di Crotone stanno mandando altro mezzo dei vigili del fuoco. Speriamo che le condizioni meteo possano migliorare anche se da quello che ho sentito, anzi ho visionato poco fa tramite il sito internet, pare che ci sia un'allerta che passi dall'arancione al rosso. Quindi dobbiamo preoccuparci un po'. E la preoccupazione è sempre bene, è sempre meglio preoccupare che poi sperare che si possa sfoggiare una bolla di sapone, visto che si parla di acqua, che non essere diciamo, meno preoccupati. Poi abbiamo avuto anche grossissimi problemi qui al comune, anche in qualche zona della città, per un problema con l'Enel per via di un problema alla cabina, per un allagamento alla cabina elettrica, problemi anche con l'acqua, sono intervenuti quelli della Sorical da Cosenza, stanno ripristinando, non so a che punto sono adesso i lavori per quanto riguarda la riattivazione delle pompe per far arrivare l'acqua nelle case della popolazione. Abbiamo oltretutto anche predisposto un'altra ordinanza per la chiusura delle scuole anche per domani. E speriamo che da domani in poi le cose possano rimettersi a posto. Poi vediamo un attimino nelle settimane a venire cosa si potrà fare per cercare di arginare in qualche modo il fenomeno che purtroppo non riguarda soltanto Cielo Marina, ma ho sentito dire anche oggi dei disastri gravi anche a Lamezia, a Reggio Calabria, in altre zone della Calabria. Speriamo bene. Va bene, Grazie. ok, adesso.